Ciao a tutti, oggi voglio fare con voi un giochino, un esercizio in tema di comportamento assertivo, argomento che tratterò molto bene domani durante la mia diretta Instagram alle ore 17, domani sabato 15 gennaio 2022, ore 17, diretta Instagram dove vi parlerò di comportamento assertivo. Quindi partecipate numerose perché ci sarà modo di capire se determinati comportamenti che fino ad oggi vi hanno ferito oppure atteggiamenti vostri, disagi nell'esprimere le vostre esigenze fanno parte del quadro delle persone che soffrono di una non assertività. La persona assertiva risulta una persona vincente nella vita, vincente non perché è prepotente e prevarica sugli altri, vincente perché ha la chiave per disinnescare eventuali comportamenti aggressivi da parte degli altri o addirittura manipolativi, ha la chiave anche per implementare ed enfatizzare persone che tendono invece a piangersi addosso, a viaggiare sotto traccia. La persona assertiva è sicuramente un disinnescatore, ma è anche un potenziatore, quindi è un linguaggio, un modo di fare che diventa modo di essere in grado di aprire tantissime porte. L'assertività non è qualcosa con cui nasciamo, si impara sui banchi di scuola, dico io, purtroppo a scuola in realtà non ce la insegnano, ma si impara attraverso i corsi. Ecco perché già da più di un anno oramai ho creato questo mini corso di comportamento assertivo della durata di 3 ore di lezioni individuali, tantissime dispense in PDF, un'assistenza WhatsApp continuativa a vita e un attestato ad un prezzo veramente irrisorio, meno di una sessione di coaching di quelle che normalmente impartisco. Allora, non vi voglio dire di più, vi lascio con un piccolo esercizio. Allora, teniamo conto che avete un collega di lavoro che molto spesso vi chiede delle piccole somme di denaro che si dimentica regolarmente di restituire. Arriva oggi e vi chiede nuovamente dei soldi. Cosa rispondete? Vi lascio qualche secondo per pensare, dai, istintivamente cos'è che rispondete? Allora, potreste rispondere: purtroppo oggi ho il denaro sufficiente solo per il pranzo, non posso. Questo è un tipo di risposta. Molte di voi penseranno di essersela cavata alla grande. Questo pensate che vi salverà da nuove richieste di questa persona? Assolutamente no, perché quello che voi gli avete comunicato è che oggi avete i soldi contati. Andrà a chiedere a qualcun altro, ma tornerà di nuovo alla carica, sperando che abbiate più soldi. Non è una scusa che potrete riutilizzare e si profila come una risposta di tipo passivo, ok? Ci potrebbe essere eventualmente un'altra risposta, che è mi hai rotto le scatole, basta con questi soldi in prestito, sei una persona disonesta, mettiamo conto. O non chiedermi più niente, cose di questo genere. Questa si profilerebbe, e immagino l'abbiate già capito tutti, come un tipo di risposta aggressiva. Quindi entrambi i tipi di risposta non sono molto funzionali, a volte non sono neanche socialmente accettabili perché possono ferire, rovinare rapporti, e non è detto che una persona così sia una persona da prendere e buttar via. Magari va soltanto educata, magari va presa in modo diverso, magari ha mille qualità, ma non sa tirare fuori il meglio di sé, magari va veramente instradato. Qualunque sia il suo problema, che potrebbe interessarci fino ad un certo punto, è importante per noi fornire un tipo di reazione o di risposta, che sarebbe meglio, in grado di chiarire molto bene come la pensiamo al riguardo e in grado di proteggerci da futuri abusi nuovi, ok? Quindi la risposta assertiva potrebbe essere, senza perdere la calma e spesso neanche il sorriso, ma avere una... come dire, una verità nella carità, direbbe Benedetto XVI, dicendo: guarda, perdonami, te li ho prestati tante volte e purtroppo non me li sono mai visti tornare indietro, ho deciso di non prestare più denaro. Come vi suona? Come vi sembra? Di cosa profuma? Io ci percepisco una persona che ha un grande rispetto di se stessa, ma anche dell'altro, perché non lo sta né accusando, né offendendo, né denigrando. Gli sta semplicemente mettendo davanti chi è realmente, la sua realtà, senza essere offensivo o denigratorio. Questa persona probabilmente si farà un esame di coscienza e, qualora anche non se lo volesse fare, sicuramente eviterebbe di andare nuovamente a chiedere soldi. Ok? Quindi si ottiene
il duplice vantaggio di non avere più rotture di scatole, allo stesso tempo di far presente a questa persona che ha un comportamento non propriamente giusto, regolare, positivo, adeguato, non so come dire, quindi diventa anche educativa come cosa. Ecco, questo è il training di comportamento assertivo, questo è proprio un 200esimo di quello che potreste avere in questo corso. Quindi se ne volete sapere di più e soprattutto se volete partecipare in modo attivo, comunicando quali sono le vostre difficoltà e dando luogo proprio a un dibattito in tempo reale, la diretta di domani è quella che fa per voi. Ok? Quindi ci vediamo alle 17 qui sul mio profilo Instagram, Sabrina Pietrangeli _ Life Coach, per un'ora insieme e ci divertiremo veramente tanto con un pochino di teoria, qualche esercizio e tanta, tanta condivisione. Vi aspetto domani.